Buonasera a tutti, siamo qua e qui siamo, insomma, diverse persone sono venute in presenza, quindi vuol dire che lo spauracchio del Covid ci sta lasciando e stiamo ritornando ad avere contatti tra di noi. Vi ricordo sempre di chiudere i microfoni. E anche i video perché dobbiamo poi metterlo su YouTube e per la privacy. Sa che è bello partecipare e vedervi anche voi lì, ma siccome va su YouTube non vi vedo, ecco, però i vostri nomi li riconosco. Allora, faccio così, giusto? Sì. Ok. Ma io vorrei. Ecco, iniziamo la serata. Buonasera a tutti e vi ringrazio anche di avermi permesso di fare questa serata, perché questo titolo mi ha permesso proprio di vagare nella psicosintesi, nell'arte, nella poesia. E consiglierei a tutti di fare una conferenza con anche PowerPoint, divertirsi a fare una conferenza su un tema, perché quel tema apre tantissime porte, veramente tantissime porte. Quando ho proposto questo tema l'estate scorsa, mi era piaciuto e basta. Non so, l'avevo sentito dentro di me, l'avevo proposto ed era stato accettato dai collaboratori. Però farlo poi è una bellezza incredibile, è proprio un'opera d'arte dopo. Diventiamo noi opere d'arte, oppure su altri temi, per cui ve lo consiglio vivamente, decisamente. Ho scritto anche il titolo, la grafica è un po' arzigogolata, non è tecnica come si usa adesso, non c'è l'aria, così, perché sentivo proprio il bisogno del movimento, con anche l'immagine molto leggera. L'arte di vivere dovrebbe essere leggerezza, una leggerezza consapevole. Per cui sono contenta di essere qui con voi e di proporvi questo percorso. Per chi volesse sapere chi sono, che non mi conosce, può andare su YouTube l'11 di novembre con la mia conferenza Visionari coi piedi per terra. Lì ci sarà Lucia Ramorino, mia cognata, che vi dirà di tutto e di più. Quindi non ho più segreti dopo, non avrò più segreti. Per cui gli ho chiesto stasera di non essere presentata perché è stata una bellissima presentazione l'altra volta, quindi chi è curioso può andare, altrimenti io sono Patrizia Bonaccina e sono qui con voi. Aspetta. Ecco, cercando appunto spunti per questa conferenza, mi è capitato subito l'assaggiolino del nostro Roberto, del Roberto Assaggioli, che è proprio l'arte di vivere. Io non avevo memoria di questo, ed è sottolineata quindi l'importanza dell'arte per costruire la nostra vita. E qui cominciamo a fare un percorso che vi chiedo, io vi chiedo di ascoltarlo, non soltanto legato alle parole che io posso dire, ma a quello che io dico, trasferirlo su di noi, all'interno di noi, non vederlo come qualcosa esterno, ma un lavoro che viene fatto al nostro interno. San Francesco d'Assisi ha detto queste parole veramente che danno l'idea di un percorso. Allora, chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Niente da dire sul lavoratore. Benissimo, è un lavoratore dipendente però, perché usa le mani, ma dipende da altri per portare avanti il suo lavoro.
non ci mette altro che le mani. E quindi dipende, e anche noi tante volte dipendiamo da altri e non ci mettiamo la nostra personalità nei nostri progetti. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Ecco, quando comincia il pensiero a entrare nella nostra vita e a usare la nostra personalità con la testa, diventiamo artigiani, non faremo opere d'arte. Magari riproporremo le stesse cose, ma sempre un po' diverse, perché l'artigiano non è mai una cosa fatta a stampo, è lavorata. Quindi in alcuni momenti siamo degli artigiani perché costruiamo, magari essendo andati a bottega, abbiamo imparato, ecco, quello dell'imparare verrà fuori spesso in questa conferenza, perché è importante imparare per poi mettere in pratica. Invece chi lavora con le sue mani, con la sua testa e con il suo cuore è un artista. Noi diventiamo artisti quando mettiamo all'interno di noi il cuore. Luce Piermaria mi ha scritto proprio il libro O mio cuore, quindi come punto importante, profondo. E la lettura, la testa la possiamo usare per leggere e poi trasportare nel cuore quello che apprendiamo e per poi trasferirlo nella nostra crescita. Wagner diceva, e questo titolo l'ho messo anche sulla locandina, la gioia non è nelle cose, la gioia è in noi. Ecco, questo è importante, cioè non è l'esterno che ci dà gioia, la gioia dobbiamo trovarla dentro di noi. Possiamo essere felici di comprare qualcosa che ci piace, che non ci piace, che mettiamo in casa, che mettiamo in giardino, ma siamo felici e poi superato. La gioia è proprio una qualità profonda che è proprio anche di tutti noi, se ci crediamo, ecco, se ci mettiamo in movimento. Ad esempio, qui ho messo questa immagine dove è un po' rappresentato tutto, c'è l'artigiano che ha l'operaio che ha fatto la base, marmo, una base tranquilla, l'artigiano o vetraio che ha fatto questo bellissimo bicchiere. E poi l'artista che ha fatto un'opera d'arte piccolina, una piccola statua, tipo Murr, oppure un quadro. Ecco, e tutto diventa armonia. Partiamo dal concetto cos'è l'arte. Andiamo a vedere il suo vocabolario un attimo. L'arte, per il vocabolario, proprio quei vocabolari che non vanno oltre, danno solo delle risposte. L'arte è qualsiasi forma di attività dell'uomo come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e della sua capacità espressiva. Cioè è un'attività per cui io faccio delle cose belle, intuitive, per carità, però questo vocabolario l'arte l'appiattisce. Si va avanti, l'arte è un linguaggio, ossia la capacità di trasmettere emozioni e messaggi. Quindi l'arte diventa comunicazione. Quindi anche noi cominciamo a comunicare, comunichiamo verso gli altri e riceviamo la comunicazione degli altri. Tuttavia, qui dice appunto, non esiste un unico linguaggio artistico e neppure un unico codice. Ci sono tanti linguaggi, tante interpretazioni. Però se io comincio a capire che il linguaggio è diverso, però il cuore c'è, allora c'è una corrispondenza più facile. Quest'ultima è quella che mi piace di più. L'arte è un'attività umana che richiede la conoscenza di determinate regole, di tecniche e di lavoro. Quindi è così importante l'apprendimento, la condivisione delle tecniche, delle conoscenze, la lettura di libri inerenti la nostra conoscenza di noi stessi. È importantissima, è la base, le regole, le tecniche e il lavoro. Se vogliamo fare un'opera d'arte, secondo me, dobbiamo conoscere le regole.
Magari qualcuno mi può dire, beh, ma i naif sono bravissimi anche loro. Sì, ma non riescono ad andare oltre, fanno i naif e li rimangono. Picasso è partito dal linguaggio figurativo, è andato nell'astratto, ma attraverso un percorso dove ha imparato la tecnica, altrimenti non avrebbe potuto trasferirci queste sue emozioni forti. È un'attività umana fondata sull'esperienza, sullo studio, sull'essere personale e disciplinata da un complesso di conoscenze precise. Insisto molto su questo della conoscenza. Pensate sempre rivolta a voi stessi, è importantissimo. L'arte è sempre inclusiva, cioè non emargina. È in grado di unire, di tenere insieme il soggetto con l'oggetto, è un dialogo. Quando sentiamo la musica, quando vediamo un balletto, quando vediamo un film, sentiamo una poesia, vediamo un'opera, una pittura, sentiamo di entrare in comunicazione con l'altro, quindi di integrarci, che può essere pittura giapponese, indiana, americana, ci dice sempre qualcosa. Anche se non ci piace, eh? Tante volte anche nelle persone, alcune ci urtano, non capiamo bene il loro messaggio, abbiamo delle aspettative. E sì, però anche lì, se riusciamo a entrare nell'ottica, stiamo dialogando con la nostra subpersonalità che non permette la condivisione. E quindi, piano piano, il dialogo entra dentro di noi. Siete d'accordo su questo? Va bene. Gli stimoli, bene o male, portano sempre una risposta. E quindi l'arte è sempre un'opportunità per riflettere su se stessi e sul mondo che ci circonda, sempre partendo da noi stessi. Ecco, qua ho messo questi due mosaici. Che forse tanti che vengono qua al centro non hanno mai visto. Forse quello della psicosintesi, che è un mosaico, dove ogni pietra ha un significato. Questo è importante. In un'opera d'arte, anche un puntino, quindi anche un puntino della nostra vita, fa parte di un complesso generale, di un grande mosaico. Il numero due, che c'è fuori dalla porta d'ingresso, io chiedo qui, quanti l'hanno visto? Alzate la mano chi l'ha visto. Soltanto il 50%. ecco, perché l'arte, l'abitudine a integrare, a vedere, andare oltre, ci aiuta anche a vedere delle cose che normalmente passiamo e non vediamo. Anche nell'incontro con le persone, le vediamo, ma non andiamo, non notiamo le piccole cose. Se io penso che ogni assassino è stato messo con un certo criterio, con una certa attenzione per dare qualcosa di piacevole, ecco. Tante volte il valore non si evidenzia, è ignorato dal mondo, e dal mondo, ripeto, che siamo noi, e che dà importanza, valore a cose grandi, così, ma che bello, come hanno dipinto bene qua e qui e là, e poi c'è una piccola cosa e non la vediamo. Abituiamoci, l'arte ci dovrebbe abituare a vedere il particolare. Infatti, ci sono dei bei libri d'arte basati proprio sul particolare. Come si chiamava quello di Varese che è appena morto, che quel critico d'arte? Lui ha fatto un libro bellissimo sul particolare, scusatemi, non mi ricordo. No, no, l'altro, quello che è simpatico con gli occhiali. Non mi scappa il nome, vabbè, mi verrà in mente. Lui ha fatto un libro tutto sui particolari, inseriti poi nel, poi faccio vedere, poi c'è il quadro generale. E vedere il particolare ci aiuta anche a vedere l'altro nel particolare, vederlo oltre quello che è la nostra idea generale.
generale. Ecco, l'arte suggerisce di trattenere solo ciò che è davvero essenziale, quindi insegna a discriminare, a scegliere, soprattutto quando la sua qualità, che è la bellezza, è difficile da trovare e da usare poi per migliorare attorno a noi. La bellezza può essere anche la pace, perché se c'è armonia c'è anche pace. In questo momento è un tasto veramente delicato. Ecco. Altra cosa che non avrete visto qua a Benasca, San Fermo, è questo cartello che è in via Oslavia, qui all'inizio, scritto da Luce Ramorino nel 2008 e che parla dell'artista che è in noi. Chi l'ha visto? Il 20%. Bravi, bravi. No. È un buon numero perché altrimenti perché è lì in un angolo. Allora, l'artista, ve lo leggo. Sono l'artista, il vero artista, quello che vive nell'occulto, cioè non è spampanato, vive nell'inconscio, è celato nel cuore di ogni uomo, quello che non confonde la dissonanza con l'armonia, che non confonde la tecnica con l'ispirazione. Anzi, le fa combaciare, né la perversione delle forme con il contenuto, quello che non confonde la bizzarria con la creatività, la ribellione con il rinnovamento. Spesso uno ribelle si sente estroso, artista, ma non, se non sente il cuore non va verso il rinnovamento, o la sregolatezza con la libertà. Il mio compito di artista è quello di costruire ponti tra cielo e terra e tra la terra e il cielo. Quindi immaginate l'ovoide di Assagioli, è proprio questo collegamento tra la terra e il cielo. Sono divino mescolatore di colori e di suoni, il messaggero che conosce il linguaggio dei due mondi, il cielo e la terra, e li unisci in sé. Cercami nel tuo cuore, entra in contatto con me, vedrai apparire la bellezza nella vita e potrai testimoniare e rappresentare nella tua. Quindi diventare testimoni di bellezza. Grazie Luce, Luce è qui presente, quindi la ringraziamo di questo. Ho dato con questa immagine attenzione dei sensi, a quelle della vista, però ricordiamoci che abbiamo altri sensi e anche se non abbiamo la vista possiamo conoscere quello che c'è attorno. A Varese abbiamo anche il museo dove anche i ciechi possono sentire la forma delle opere d'arte, sentirne il profumo, sentire la consistenza, sentire lo spazio che lo contiene. Quindi non solo la vista, ma tutti i nostri sensi sono importanti per immergersi nella vita in maniera sempre più presente e intensa e apprezzare ogni aspetto perché nulla è inutile, nulla. Poi dopo lo si integra. Non dobbiamo spezzettarci come il mosaico, sono tante tassellini. Ma poi diventa un'opera d'arte. Qui sotto nel nostro cortile abbiamo diversi di mosaici che non sono così lineari come quelli che ho fatto vedere e che portano la vita della gente. Ecco, divenire consapevoli che vivere e cambiare per rintracciare quello sguardo attento, sempre nuovo nell'osservare, che ci permetterà di accedere al mondo della gratitudine e della responsabilità. Cioè, quando cominciamo a vedere veramente, non possiamo fare altro che ringraziare. Bene, abbiamo visto l'arte cos'è, vediamo la vita. Questo
frase che è sotto al titolo. Uno scritto di Madre Teresa di Calcutta ed è molto lungo. E io ho riportato le varie frasi, poi alla fine lo leggeremo tutti insieme. Cos'è la vita per lei? E quindi cos'è la vita anche per noi? La vita è un'opportunità, coglila. Cioè, non fare le vittime, di dire ecco, capita tutto a me. È un'opportunità. Io cosa posso fare per coglierla, per portarla avanti, per prendere sempre più la sua energia? Quindi non agiamo da vittime, anche se attorno a noi sentiamo dei pesi. È un'opportunità che ci viene data. La vita è bellezza, ammiriamola in tutti i suoi sfaccettature. Anche qui sono andata sul vocabolario e quando riporta il termine vita è proprio l'ho sentito un po' ferma, nel senso che sono degli step e basta. La vita per il vocabolario è una forza attiva propria degli esseri animali e vegetali, in virtù delle quali essi sono in grado di muoversi, reagire agli stimoli ambientali, conservare e reintegrare la propria forma, cioè sopravvivere in poche parole, e reintegrare la propria forma e costituzione e riprodurre nuovi organismi simili a sé. Cioè la vita è come preso qualcosa che deve andare avanti a tutti i costi. Vivere invece è una presa di coscienza molto più profonda. Vivere vuol dire essere, quindi esistere ed esprimere la propria storia verso l'autocoscienza e l'evoluzione. Quindi una grossa responsabilità nella vita è vivere. Madre Teresa ci dice: la vita è beatitudine, assaporala. Cioè beatitudine vuol dire vedere in tutto il bello, la bellezza. Infatti c'è anche il discorso della montagna che è sulle beatitudini, nelle sofferenze trovare le beatitudini, spostare. La vita è un sogno e fanno una realtà. Anche qua spesso la sogniamo e sopravviviamo, galleggiamo. E non riusciamo mai a portarla nella realtà. Invece la vita sì, è un sogno, però che è da trasportare nel reale, renderla viva. Mi piaceva anche questa immagine di questo mondo terreno e astrale insieme. Noi siamo polvere di stelle, se non sbaglio, giusto? C'è un film. Siccome vi dicevo prima che è importante, ci sono due chat, devo rispondere, devo vedere. Scusate, guardo un attimo se ci sono delle domande. Visto? No, è un critico d'arte, grazie Monica. È un critico, scusate, per nome francese anche, italiano e francese. Filippo Daverio, ce l'abbiamo fatta, Filippo Daverio. Sì. Ha vissuto qua tanto tempo, so. E lui è proprio bello. Qui invece parliamo, appunto, vi dicevo che la conoscenza è importante, vi ricordate l'arte? Nella vita è importante, come diceva anche San Francesco, conoscere, mettere le mani, mettere la mente e mettere il cuore. Adesso il nostro centro di Varese ha stampato tantissimi libri di psicosintesi. Se voi andate sul sito dell'istituto e guardate il centro di Varese, troverete un elenco, adesso è 12-13 libri inerenti alla psicosintesi, le varie sfaccettature. Perché leggere è importante, perché ci aiuta proprio a costruirci. Adesso l'ultimo
che è uno degli ultimi, è inoltrarsi nella psicoenergetica di Pier Maria Bonacina, che apre questa nuova, ma già seguita da diverse psicologie, questa nuova corrente energetica di lettura della vita attraverso l'energia, le regole dell'energia. Importante conoscere le regole e le leggi che sottendono all'arte del vivere. Dell'incamminarsi verso orizzonti energetici con una visione che si modifica ed evolve. Ecco perché l'energia cambia. Questa l'ho presa dal libro di mio fratello. Invece l'altra frase, la via della fisica può essere una via con un cuore, una via rivolta alla conoscenza spirituale e alla realizzazione di sé. Questo l'ha scritto Frank Capra nel Tao della Fisica nel 78. Quindi già si cominciava a integrare le psicologia e fisica. A me piace tantissimo questa tartarughina che rappresenta proprio l'attrazione, quello che. Qui è a livello non consapevole, chiamiamolo così, anche se non lo so. Però anche noi siamo attratti da una forza traspersonale che ci chiama e ci crediamo e ci muoviamo, a rischio anche, perché il muoversi è rischioso. Per esempio in questo caso ci possono essere i gabbiani che lo prendono, non è facile. Però la tartarughina ci crede, vede, sente il profumo, o il rumore, l'attrazione del mare e va, nessuno gliel'ha insegnato, eh? Lei esce e va, la sua mamma non c'è, per cui è come anche per noi, sentiamo questa esigenza e andiamo. Sempre il seguito di Madre Teresa è la vita una sfida, come fa questa tartarughina. Affrontiamola, non scappiamo, affrontiamola. La vita è un dovere, compilo, cioè ci è dato questa possibilità, abbiamo il dovere di portarla avanti, ma è un dovere scelta, non è un dovere costrittivo, è compiere qualcosa che sentiamo che è stato scelto dalla storia della nostra umanità. Siete d'accordo tutti? Vi piace l'idea? Vi sentite tartarughini? Beh, va bene. Io sono noiosa nelle mie conferenze, spesso parlo della psicosintesi e di questi tre passi, però per me sono fondamentali. Perché la psicosintesi ci aiuta a vivere attraverso tre passaggi fondamentali, che poi mi rischiano perché. Non è tutto così anatomizzato, ma c'è una fisiologia per cui c'è il movimento. Il primo step importante per la psicosintesi è il conosci, quindi l'apprendimento. Vedi la stella delle funzioni, se ne parlava prima qua tra noi. Più approfondiamo questo schema, e più. È energia che si muove. Le sue personalità, che tutti bene conosciamo o facciamo finta di non vederle, l'ovoide assagioliano dell'inconscio, ecco questa qui, questo puntino qua con la freccina è la tartarughina nostra, che è il nostro io, che è attirato verso il sé. Importante anche l'esercizio della disidentificazione per conoscere anche il nostro inconscio, le nostre pulsioni. Il passaggio successivo, una volta che ci conosciamo, abbastanza insomma, il passaggio successivo è il possiedi, quindi qui entra in gioco in maniera forte la funzione volontà, che è questo cerchio che l'io usa per muoversi, per esprimersi nel mondo. E poi c'è la trasformazione, il trasforma, in cui si entra nel nostro progetto di vita, seguendo la nostra parte traspersonale e costruendo il nostro modello ideale.
Quindi c'è la trasformazione, il cominciare proprio a modellarci. Teresa ci dice: la vita è un gioco, giocalo. E bisogna conoscere le regole per il gioco. Perché se io gioco a burraco e l'altro gioca a rubamazzetto, non impareremo mai. E dobbiamo imparare anche le regole del nostro gioco, delle nostre subpersonalità e del gioco che facciamo con gli altri. Perché se non le conosciamo, c'è incomunicabilità in noi stessi verso gli altri. La vita è preziosa, bisogna averne cura e non buttarla via. Ecco, sempre la ricerca che vi dicevo, è stata utilissima questa ricerca. Sono andata a leggermi l'inizio del librettino del corso di autoformazione, che parla, dice appunto, presuppone il corso di autoformazione, questo corso triennale, anzi con 6 moduli, che è lo fiore all'occhiello dell'Istituto di Psicosintesi, ci aiuta a fare questi 3 passaggi del conosci, possiede, trasforma. Si configura quindi come un apprendimento e un allenamento all'arte del vivere. Quindi anche qua l'arte del vivere è riportata. Poi chi vuole può leggere il libretto e seguire. È la presa in carico responsabile di se stessi, alla ricerca di un'armonizzazione reale e non illusoria di tutte le istanze che vivono dentro di noi. Quindi vivere vuol dire anche che siamo in un cammino evolutivo. Posso anche sopravvivere. Io mi ricordo che Bartoli ci diceva: c'è chi vive e chi galleggia, li chiamava i premorti, chi galleggia nella vita. Che uno dice: ma qua non ti capita mai niente, si mette mai in discussione. Sta galleggiando, lasciamolo galleggiare, a fare il suo. Noi impariamo a nuotare, eh? Impariamo a nuotare e a raggiungere le nostre mete e a camminare. Quindi l'uomo è un'entità biologica, psicologica, relazionale, traspersonale. Quindi il primo passo è conosci te stesso. E qua, già ai tempi di Seneca, Seneca è del periodo attorno alla nascita di Cristo, cioè un po' 4-5 anni prima di Cristo e poi è morto nel 68-65. Quindi quell'epoca lì, nell'anno zero, chiamiamolo, ci scriveva: non esiste vento favorevole per quanto riguarda il conoscere, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Cioè, noi possiamo avere vento in poppa, ma se non sappiamo dove andare, stiamo fermi nel porto. Mi raccomando, nessuno in porto, e tutti che timonieri di valore che continua a navigare anche se la vela è a brandelli. Né? Mi raccomando, questo è importantissimo. Diventare dei timonieri di valore. Poi quando si parla della volontà è proprio come un timone il cui timoniere tiene la rotta e sa usare i venti anche se sono contrari. Alcuni esempi di subpersonalità. Queste frasi, poi vedremo il libro, le ho prese dal libro della nostra socia e collaboratrice, Lina Malfiore. Che ha scritto questo nuovo parto del centro di psicosintesi. Dopo non vi dico il titolo, ve lo dico dopo, un po' di suspense, sempre bene, giusto? Alcuni esempi di subpersonalità. L'orgoglio mentale. Ecco, in questo periodo l'orgoglio mentale è esploso, che vuol dire io so qual è la cosa più giusta. Adesso stiamo vedendo cosa sta succedendo. A chi ha un orgoglio mentale smisurato e non si mette in gioco. Ecco, dove può arrivare l'orgoglio mentale? Questa subpersonalità che uno pensa di essere un grande e invece è solo trasportato da una parte orgogliosa e che non si mette in gioco. Un'altra subpersonalità è il desiderio di essere amati, per cui si diventa manipolatori, si hanno le aspettative. Ma non è amore, è il bisogno dell'altro. E tante volte lo confondiamo con l'amore, per cui diventiamo gelosi, diventiamo invidiosi. E
e non riusciamo a cogliere che è una nostra parte che gestisce male questa bella energia. Beh, il senso di superiorità, la criticità, il criticismo, un po' quello che dicevo prima, l'arte unisce anche se ci sono degli scontri, delle difficoltà, il criticismo spesso è molto presente e ci sono certe persone che uno telefona e dice, beh, adesso mi faccio 10 minuti di critiche e poi io non potrò dire niente perché chi ha da ridire sul mondo intero non ascolta, in poche parole. Sui genitori, su questo, su quell'altro, sulla vita, su tutto. La paura del futuro, cioè per cui non faccio niente perché non so domani cosa sarà, per cui non mi muovo, oppure essere vittima, lamentarsi, pensare sempre che l'altro sia, non dica delle cose contro di me, un senso di persecuzione. Oppure una ricerca smodata della felicità, oppure di un corpo bellissimo. Insomma, ce ne sono tante. La prima regola per cominciare a conoscersi è essere consapevoli di questi meccanismi e della tendenza a proteggere le sue personalità, le nostre parti che tante volte sono anche inconsce, lavorano indipendenti da noi. Riconoscendole non le proiettiamo più all'esterno, sugli altri. In altre parole, non attribuiamo agli altri atteggiamenti e idee che sono nostri. Infatti si dice che noi viviamo in un mondo di specchi. Se una persona ha qualcosa che non mi piace, è qualcosa di me che l'altro mi riflette. Se ha qualcosa di bello che mi piace, è qualcosa di bello che, di mio che mi si riflette. Ecco, allora cominciamo proprio a vedere gli altri come specchi che ci possano aiutare, senza aggredire l'altro o senza abbracciarlo perché è il top su questa vita. Importante la disidentificazione e l'autoriconoscimento. Madre Teresa ci dice, la vita è un mistero, scoprilo. Nella stessa funzione c'è la funzione istintuale, che diventa un desiderio ed è quello che l'essere umano è l'unico che ha il desiderio della ricerca. Mentre la parte animale non c'è questo, l'essere umano vuole scoprire, va sempre oltre, va sempre oltre. Siamo andati anche nell'universo o anche nell'ultramicroscopico, però non riusciamo mai a andare oltre. Conoscere il mistero del mistero. La vita è una promessa, adempiamo che ci facciamo, adempiamola. Ecco, questo è il libro, le 12 lezioni psicosintesi che ci ha offerto Lina Malfiore, che ha stampato il Centro di Varese. È bellissimo, è un libro fatto molto bene, con tutto il percorso, è un manuale pratico, ecco, lei dice proprio un manuale pratico, quindi molto concreto. E per noi formatori sarà un problema perché tanti esercizi, tante cose qui ci saranno e chi fa i corsi dice, ma però l'ha preso da là, l'ha preso da qui. Saremo sgamati, vero? E quindi anche qui i conflitti fra i sé sono quello che crediamo di essere, quello che gli altri vorrebbero che noi fossimo, quello che gli altri credono che noi siamo. Insomma, è difficile sapere chi siamo, l'unica cosa è che io sono io e non l'altro e vado verso il mio modello ideale, cioè io sono il mio modello ideale, quello che posso diventare. La vita è tristezza, superala, tristezza è anche depressione, malinconia. Non è facile, come dice la Teresa di Calcutta, non è facile, però se io ho i mezzi, magari a stento, a fatica, però vedo la luce in fondo al tunnel. Se non ne ho, mi appoggio agli altri e sprofondo. La vita è un inno e cantalo. Infatti ci sono tantissime canzoni legate all'arte.
e alla vita. Qui ho trovato una stagiolino di Roberto Saggioli sull'arte di vivere. Prima di parlarne, volevo farvi notare quest'opera d'arte di Michelangelo, dei Prigioni, che rappresenta proprio questo nostro cercare di uscire da un guscio, da sovrastrutture, da abitudini che ci bloccano. Ecco, i prigioni danno proprio l'idea dell'essere umano che piano piano si ritrova e si costruisce, si autofa opera d'arte. Saggioli ci dice: creare l'armonia in noi, l'arte di vivere, è creare l'armonia in noi, quindi plasmare lo stato interiore. Stato non deve essere pensato come qualcosa di rigido, mi raccomando, ma cominciare a dare forma armoniosa, bella alla nostra personalità, che è l'ovoide del Saggioli con le funzioni. Ecco, creare armonia fra noi, il tutto e tutti. Quindi l'arte di vivere è sempre legata a questa armonia che dialoga con l'altro, e rinnovarci continuamente, non ci possiamo fermare. Ne parlavamo prima qua, facciamo quattro chiacchiere mentre vi aspettavamo, e che non ci si può fermare. Bisogna evolvere sempre. Ogni cosa al suo posto. E noi diventiamo consapevoli di ciò, cioè impariamo che ogni cosa che attorno a noi ha un suo esistere è importante perché è lì. Siamo consapevoli che anche se siamo un granellino di sabbia non ci potrebbe essere il deserto se io non ci fossi, se fosse una goccia d'acqua, con i saggi, non ci sarebbe l'oceano, perché se io non ci sono, manca tutto. Ecco, sono un elemento importante. E quindi cercare di scoprire il nostro posto, la nostra funzione. La vita è ricchezza, quindi valorizziamola sempre. La vita è amore, viviamo quest'amore. Io mi sposto nell'argo su Fromm, che dice appunto: il principale compito dell'uomo nella vita è dare alla luce se stesso. Quindi queste correnti abbastanza vicine, ma con percorsi diversi, arrivano alla stessa conclusione, cioè l'uomo deve dare alla luce se stesso, non può vivere copiando altri, non possiamo copiare nessuno. Ah, quindi l'ho ripetuto: la vita è un inno, cantalo, la vita è una lotta, accettala. Ecco. Che non vuol dire usare l'accetta, mi raccomando, vuol dire accoglierla. Ecco, ho trovato in internet anche questa immagine che mi piace molto perché riprendo un po' il discorso di prima: se un uovo viene rotto da una forza esterna, la vita finisce. Cioè, se ci lasciamo travolgere dall'esterno, condizionare anche dall'esterno o boicottare, la nostra energia, la nostra vita finisce. Se invece l'uovo viene rotto da una forza interna, la vita inizia, è il pulcino che esce, perché è vitale, sta uscendo, e quindi le grandi cose iniziano sempre da dentro. E anche qui siamo nati per rinascere. C'è questa, che ritorna spesso nella ricerca che ho fatto, questo della nascita come una vita da vivere, non sono nato e vediamo un po' cosa possiamo fare. Proprio importante, mi piace questa della... È bella, non è questa immagine? Sempre a Saggioli, lui ha parlato tanto dell'arte di vivere, io non me ne rendevo conto, ma l'importante non è che cosa fa uno,
Ma come uno fa qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa. Come recita la propria parte? A me quello recitare la propria parte non mi piace tanto, però è il come, cioè anche se recito, da dove arriva il come lo recito. E questo, è in due sensi. Il primo è essenziale e riguarda la coscienza, il sé, con che animo, con che movente, da che punto, da quale livello interiore io faccio. Il secondo punto, con quale efficienza, potere, perfezione, riguarda proprio lo sviluppo e il dominio del nostro modo di esprimerci. Sono stata chiara qua? Chiaro? Poi lo leggete. Quindi. Secondo passo è la possiedi e riguarda. Soprattutto il possedere vuol dire il poter agire con forza, con saggezza e con volontà di bene. Quindi l'io utilizza per il suo progetto di vita, per il suo modello, la volontà, che non è, come spesso si pensa, solo volontà forte, ma come si è sempre usato, e quindi è stata un po' la Cenerentola della psicologia per tantissimi anni, ma la volontà ha delle qualità che sono essere forte nel senso che una volta che decido porto avanti il mio percorso e questo piccolo omino che piano piano raggiunge la meta costruendosi anche i gradini o qualcuno vicino a lui lo aiuta a costruirli. La volontà dovrebbe essere saggia, che conosca le leggi dell'energia e della psiche. Anche questa piantina qua è forte e saggia, e la volontà di bene anche lei l'aveva, perché vuol portare un messaggio di andare oltre l'asfalto e vedere che la natura non la ferma. Nessuno, non viene schiacciata se in questo momento vuole esprimersi. E questa mano è proprio un po' la volontà di bene, cioè il bene di tutti, cioè questa condivisione con questa mano pianta, chiamiamola così, con le radici comuni e ognuno ha il suo colore e si armonizzano. La vita è un'avventura, rischiala. Io ho messo questi due contrapposti per il trasforma, per iniziare il trasforma. Queste sono due foto prese nelle isole Shetland, dove la natura ha una forza vitale impressionante, però ha la capacità di trasformare. Queste onde, quest'acqua che poi va nell'aria e si trasforma in arcobaleno perché è fatto di piccole goccioline. Quindi spesso ci sono arcobaleni quando c'è anche il mare mosso. Questa capacità di vedere come tutto si può trasformare. La trasformazione in psicosintesi è la realizzazione del nostro posto nell'universo. Sarò noioso, l'ho già detto, con il modello ideale, così, però mi sembra importante riproporlo nel vivere, evolvere, imparare a evolvere, sentire il senso e l'anelito verso questo mistero. Infatti, l'arte spesso esprime il mistero. Verso cui tende l'universo, intuire, è importante l'intuizione di una volontà e di un'adesione ad essa in armonia con l'infinito, ho messo la volontà con la V maiuscola, questo apprendimento per evolvere, e noi siamo la nostra coscienza, cioè il nostro io. Che poi ha questi involucri che ci permettono di vivere nel mondo e di evolvere, però noi siamo la nostra coscienza. E ho messo anche qua queste due immagini,
Perché dentro di noi c'è un'energia incredibile, una forza, un'energia vitale, chiamiamola così, che non è né buona né cattiva l'energia vitale, è energia. La possiamo trasformare in aggressività verso l'esterno, la possiamo trasformare in autodistruzione verso noi stessi, oppure la possiamo trasformare positivamente in creatività. Qui ho messo due elementi d'acqua in cui un'energia vitale, chiamiamola così, è incontrollabile, quindi distruttiva, ma se io riesco a incanalarla, questi sono i Navigli a Milano, verso Milano, se riesco a incanalarla, rimane sempre la sua forza, rimane, ma può essere volontà di bene perché dà da bere alle risaie, alla gente, agli animali, alle case, dà senso di tranquillità, quindi dà anche piacere, ed è saggia perché non utilizza dei mezzi per non espandersi. È venuto in mente che quando si parla di filosofie, di psicologia, si dice le correnti, no? Le correnti. Anche qua, le correnti, cioè come se queste ricerche sono come delle correnti che si incanalano e poi certo ci sono delle diramazioni per cui alcune correnti vanno a dare acqua da una parte, a dare acqua dall'altra, oppure un po' come il fiume Po prendono da tutti e diventano sempre più grandi. Cioè c'è proprio questo momento della storia, c'è proprio questa ricerca dell'unione. La volontà può trasformare il fiume o il torrente della vita psichica in un canale, non in qualcosa di distruttivo. La vita è la vita, difendila. La vita è un'avventura, l'ho già letto, la vita, no, no. La vita è un'avventura, rischiala. Ecco, però sempre l'avventura va bene, però sempre con delle consapevolezze, almeno dei mezzi, il sacco da montagna con dentro l'acqua, con la bussola, il bastone, sempre qualcosa, non un'avventura da disperati. Rischiamo, ma con le sicurezze. Qua Roberto Saggiore, non so, abbiamo tempo per leggerlo? Volete? Ognuno nei tipi umani. Ognuno di noi può e deve fare del materiale vivente della sua personalità, non importa di come è fatto, se è marmo, argilla o oro, un oggetto di bellezza attraverso cui possa manifestarsi adeguatamente il suo sé traspersonale. Quindi non compariamoci mai con gli altri, guardiamo di che materiale siamo e su quello lavoriamo. Conoscerci e prendere possesso della nostra molteplicità interiore ci rivela la potenzialità che erano rimaste nell'ombra. Quindi diventare padrone della nostra psiche fa nascere anche potenzialità che erano messe da parte, nascoste, ci mette in grado di trasformarci e di esprimere pienamente i nostri talenti. Sperimentiamo sempre per l'arte di vivere, sperimentiamo un senso nuovo di interezza e gioia e percepiamo illimitate potenzialità di espansione. Questo espandersi verso livelli più elevati ci permette di avere esperienze, anche se solo per brevi istanti, di quel legame, cioè proprio un po' l'illumine, quello che si dice, un po' ho avuto un'illuminazione, ho avuto un'intuizione, ci permette di metterci in contatto col sé traspersonale, quindi quella stella in cima al nostro void, di cui il Dio è un riflesso nella nostra personalità. E qua un altro libro appena uscito di Pier Maria Bonaccina. Quindi siamo costruttori, eh?
nell'infinito, dopo essere stati nel percorso della psicoenergetica, arriviamo nell'infinito, verso uno sguardo verso il suo mistero. Vi dicevo prima, l'uomo è attratto dal mistero. Abituiamoci al pensiero dell'infinito, che è una strada per dare significato alla nostra esistenza terrena. Importante questa cosa dell'infinito, qualcosa che non ci... anche nel libro di Frank Capra c'è questa espansione, che però è un'espansione, proprio nelle prime pagine del libro, che dà significato all'esistenza terrena. Qui si vede una ballerina, forse voi non la vedete, molto leggiadra. Si vede? Le gambine. Voi a casa siete fortunati che vedete. Noi qua siamo meno fortunati, ma comunichiamo col nostro corpo. Ci spiace per voi. Tutto è connesso e intrecciato. Questo l'ho tratto, questo brano, sempre del libro Il nostro asse nella psicoenergetica, quando parla dell'energia della bellezza. Tutto è connesso e intrecciato. Nostre energie positive ne richiamano dal regno minerale, vegetale, animale, umano. Quindi la responsabilità delle energie che noi emaniamo. Le negative invece risucchiano, e qui anche la responsabilità, se stiamo male, spesso è perché buttiamo fuori solo energie negative. Importante nutrirci di vibrazioni consonanti, che sentiamo che ci risuonano in armonia, con cui entriamo in risonanza, aumentando così il nostro voltaggio. Talvolta ci sembra di essere vivi se riceviamo scossoni. Ho avuto questa notizia, sono vivo, soprattutto nei giovani hanno bisogno dello scossone, altrimenti non si sentono vivi, altrimenti si sentono soli perché non hanno queste esperienze. Ma sta a noi dare e prendere consonante energia consonante e suonare come arpe. Quindi con queste belle musiche armoniose, non come tamburi percossi a caso. Anche il tamburo è un bellissimo strumento, ma se io lo sbatto qua e là, boh, non è niente. Perde anche il significato dello strumento. Ricerchiamo la consapevolezza e avvertiamo nella musica. Altro cartello che c'è fuori. Dov'è questo cartello, voi che siete qui presenti? La musa della bellezza di Pier Maria Bonaccina. Bravissimo! È all'ingresso della psicosintesi. Sotto il numero 2 c'è questo. Però tante volte si passa, si dà per scontato. È molto bello, sulla musa della bellezza. Prima era l'artista, i nostri sposini. Danno molto. Allora, sta parlando la musa della bellezza. Io sono la musa che è in te, sono l'artista, sono sempre dentro di noi. Ti parlo con la mia silenziosa voce quando contempli l'opera d'arte. Abito nel profondo dell'anima tua e dell'anima di ogni erudito, saggio, incolto o folle. Io sono ovunque, non giudichiamo, non critichiamo. Tutti hanno questa musa. Quando ti accorgi della mia presenza, mi chiedi perplesso se anche tu puoi essere artefice di bellezza. Certo, puoi esserlo. Dubiti che io non sia qui anche in te, che io non sia anche in te? Ecco, noi lo dubitiamo spesso, ci sentiamo disarmonici. Prendi del tempo e osserva. Qui c'è un po' di meditazione, con quiete, con calma, in silenzio. Sotto le mie ali instaurerai un segreto colloquio con l'artista. Ecco, vedi che comunicano i due cartelli. Con lui ti incamminerai lungo il viale della bellezza e sotto braccio. Converserai sui temi della vita.
Lì si creerà il vero capolavoro per le vostre affinità elettive. È unico e irripetibile, e come la fenice rinasce rinnovato e abbellito ad ogni nuovo incontro. Quindi questo continuo movimento, questa energia che si muove e che cambia, è ben poca cosa al confronto, proseguì la musa, è incontrare l'artista in carne e ossa, cioè qualcuno al di fuori di lui, e scambiare con lui le quattro consuete banalità. Che bravo che sei, era molto, molto interessante. Però non partecipiamo. L'arte nasce solo nel colloquio fra anime in cui artista e osservatore si incontrano nella bellezza. Ogni qualvolta si parla di un'opera d'arte, secondo cultura, moda o d'accademia, non si fa che dire facezie o anche sciocchezze. Cioè, la dobbiamo sentire dentro di noi questa, eh? Vediamo. Eccola qua, questo per chi è fuori Varese, questo è l'ingresso della stradina che porta al nostro centro. Qui c'è il cartello della bellezza e sopra qua c'è il numero 2. Fuori qui, sul muro esterno, c'è psicosintesi in mosaico. Per cui chi viene diventerà curioso. Parte importante adesso, quasi arrivato in fondo, senza stufi, no. Parte importante dell'arte di vivere e della questa è di Assagioli, e della psicosintesi individuale è l'arte della lubrificazione. Mi è piaciuto tanto questa della lubrificazione. Ovvero, gli ingranaggi dei rapporti umani hanno bisogno di essere lubrificate con vari oli essenziali. Perché vedere la personalità e l'incontro con le altre personalità come delle auto, che bisogna, delle automobili, che dobbiamo mettersi a posto i freni, mettere l'olio, e dobbiamo lubrificare. E anche le macchine degli altri vanno bene, non ci vengono addosso perché sono a posto, ecco, hanno passato la prova. E lui riporta come oli essenziali la comprensione amorevole, che riguarda un po' appunto la volontà, la pazienza. Tanti non sono pazienti, cioè adesso poi è frenetico. Tant'è vero che non abbiamo neanche la pazienza di leggere un testo un po' lungo in internet. Se arriva apposta troppo scritto, troppo lunga, no, salto in fondo. Pazienza, facciamo fatica. La bontà, la generosità, la fiducia. Noi stessi e negli altri, l'apprezzamento, la lode anche verso noi stessi, mi raccomando, anche lodarci qualche volta e l'umorismo. Queste ce le. Ecco, abbiamo finito. Vi ripeto la vita della. Volete? Allora, la vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è ricchezza, valorizzala. La vita è amore, vivilo. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. Ho sbagliato. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è la vita, difendila. E la cosa che mi è piaciuta è che ogni frase ha un punto, come se bastasse solo quella frase lì. È molto bello perché è un momento. Poi penso di aver finito. Sì. Va bene. Avete domande sulla vita? Volete aggiungere una frase?
Ho detto troppe cose, una frase no, vostra. Una frase, grazie, Patrizia. No, ma veramente consiglio di fare delle conferenze. No, anche per se stessi, dite, in generale sono 25 slide del PowerPoint. Che dura un'ora, con 25 slide riuscite a fare un'ora e provate un argomento che sia anche il significato di una sedia e portarlo avanti, chi lo sa. Quindi veramente vi ringrazio, saluto tutti, grazie di aver partecipato. Arrivederci.